sei, boh. Partita ripresa. Dopo ne fai una contro lunga che secondo me è un po' più combattuta. Lo so. È la multa che te lo dice. Quella testimonia, eh. C'è la milizia preoccupata, ti ho già scritto la verità. Esacevi pronto! Sì, sì. È lei! SCP pronto! Ma il butta, sì, ha iniziato a giocare o continua a dire delle stronzate e poi non convince perché gli fa cagare il gioco? Ampliamento completato. Solo che si vergogna. Non faccio i Reaper così non ti rompo il cazzo, va bene? SCP pronto! Lo so. Attento che potrei arrivare con gli Alien, sono dei bei cacacazzo. Via, via, via! E se ti dico che potrei arrivare con gli Alien perché probabilmente arriverò con i Battlecruiser in realtà. Ah, è vero, ho detto che schiacci. Mi hai spaventato! Chi è che vuole prenderli? Potenziamento del centro di comando completato. Che succede? Hai fatto la retinella? Quella puttana. Cattive notizie? Da troia. Minerali insufficienti. Vedi come schiaccia come un tossico. Minerali insufficienti. Pronto a scatenare l'inferno. Ampliamento completato. Attento, ti uccido l'Overlord. Spero che ne manca la pena. Oh. Overlord, tra l'altro è una sua casa. Energia insufficiente. Ok, è ora di venirti a rompere il cazzo. Ampliamento completato. E vai coi botti! Sono già caldo! Sì, ti faccio la telecronaca. Bella! Alla grande! Facciamolo! A tavoletta! SCP pronto! Certamente! Mandata! Bruciamo i copertoni! Benone! Tutto qui! Solo che le quattro macchine sono perfette contro gli zeli. Però io mi allontano poi col fuoco e glielo metto lì. Con le rocce non avrei fatto niente. Invece così ho fatto dei danni mostruosi. Perché adesso non c'ha una sega. Eccolo lì le rocce. Via, 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 via. Dalle rocce vince lui, quindi me ne vado. Guarda quante belle rocce che c'ha. Però io vado a uccidere i lavoratori. È questo l'obiettivo, è sempre uccidere i lavoratori. Però con tutte quelle rocce lì faccio poco. E anche tante regine. Bravo Cisco. Spudè. Minerali insufficienti. Minerali insufficienti. Tu fai quello che vuoi. SCP pronto. È lei il capo. Minerali insufficienti. No, non ti sente. Via, via, via. Minerali insufficienti. Sei signore. Ecco, qui c'è. SCP pronto. Minerali insufficienti. Sì. Sto facendo uno scherzetto a Cisco. E vai coi botti. Potenziamento del centro di comando completato. Minerali insufficienti. Sono necessari. E questo. Che adesso gli è ricomparso da lui. Depositi.
perché fa il salto tattico. Poi per quasi 50 secondi è lento lì. Però lui aveva le rocce, e le rocce non beccano chi vola. Lui adesso deve portare qua deve portare qua per forza le regine, o fare le idralische o le mutalische. D'accordo. Vedi che le regine mi può colpire, però voglio poco comunque. Battlecruiser ha 3 di corazza nativo, il Battlecruiser è un'unità pesante volante, quindi lui deve fare il perfetto. Sono i corruttori, che è un'evoluzione particolare delle mutalische, diciamo. Una volta che l'hai creato, fa il salto tattico e per 50 secondi, vedi? Sì, comandante. Ho visto che aveva il secondo alveare là e l'ho teletrasportato proprio sul suo pet minerario, cioè dove sta scavando. Giacimento minerario. E adesso vado da... Sì, ma lo devi potenziare, lo devi cercare. E adesso lo cerco qua. Il cannone Yamato. Si chiama così. È l'unità più cazzuta. Ci penso io. La popolazione di Stormtrooper fuori. No, ma la roba più grave è che fra poco il secondo sarà pronto e arriverà anche lì. Lui, di solito i giocatori professionisti a circa 5-6 minuti ti rompono il cazzo con sta roba qua. Eccolo qua, lo zio Cescus che arriva. Però ci sono le mine. E le mine fanno la 2. E adesso si parte per il contrattacco. Con le mine. Sì, comandante. Liberiamo. Hai intenzione di darmi? Sì, che c'è. Altre blatte. Non hai fatto l'evoluzione del vivaio. Secondo Battlecruiser qua. Ah, qui non hai fatto neanche il nome. Questo sta per morire. Niente, torniamo a base. Ecco fatto, perché è passato più di 50 secondi, quindi posso farlo tornare a casa e curarlo. Questo si chiama Battlecruiser Rush. Giocatissima fino a un po' di tempo fa. Fatta con 4 minuti di ritardo. Giacimento minerario esaurito. Il Protoss cosa fa contro questo? Fa le lance del vuoto. No. Perché? Perché le lance del vuoto fanno danno maggiorato contro unità grosse, e questa è grossa. C'è in più hanno danno che si accresce, cioè tolgono 2, 4, giacimento 8, 16 esaurito. Quindi a un certo punto a questo bestione che c'ha 550, quando questo conto cresce bene, cioè lo disintegri. Non capisco. Le lance del vuoto e magari le tempeste. 3, 2 o 3. Sì. Battlecruiser è lento, è lento. La base è sotto. Cesco mi rompe il cazzo. Devo tirare. Adesso ritiro uno di quei Battlecruiser, che tanto lui non può colpire lì, capito? Scusa, ma lo tiri giù questa base. Aspetta che mandiamo giù un mulo a curare, va. Però hai fatto bene a farlo, in ogni caso. Via, via, via. Quella roba qui è un lavoratore speciale. Viene giù dal cielo e è un mulo, si chiamano muli. Praticamente per compensare lo svantaggio economico, il Terran può a pagamento, cioè costa come una magia, far scendere dal cielo i muli. Ma se sei bloccato di popolazione, tipo, faccio scendere anche le case. Cioè dal cielo le case si agganciano e diventano dei doppi depositi, non vale più 8 di popolazione ma 16. Così tu non fermi la produzione, in sostanza. Non ho praticamente giocato. È lei il capo. Mi hai spaventato. SCP pronto. Perché sono lento? SCP pronto.
devi aumentare il creep. Se tu vuoi giocare Zerg e te dici ma è più facile giocare con i Zerg, vero, ma devi essere ancora più veloce che con le altre razze, perché devi aumentare, cioè devi continuamente spostarti da un alveare all'altro, devi continuamente aumentare il creep con le regine, devi sputare su ogni alveare, e questo richiede tempo e fatica, cioè, armato e pronto. Invece con il Terran è un po' più semplice da quel punto di vista. Poi è molto più difficile muovere l'esercito. Potenziamento del centro di comando completato. E adesso Cisco. Versatili e Protoss sono i più, diciamo che sono sono i più sicuramente sono i più lenti, ma se fai delle combinazioni forti e fai gli attacchi giusti al momento giusto, vedi che continua a uccidere i lavoratori, così la sua economia continua a essere insomma va in difficoltà. Pronti al decollo. Ha chiamato. Sono i più forti in difesa, questo è sicuro, Bene. Adesso ce l'ho io amato, quindi possiamo tabellare qua. E adesso posso uccidergli le case, così va sotto di popolazione. Adesso non so lui, ma penso che sia sotto di popolazione a brevissimo. Allora, le turbate non possono colpire i miei volano. Adesso è messo il mondo. Sono necessari altri depositi. Ecco, ha fatto gli Zelling e gli Ennio sono perfetti, guarda, si spostano, colpiscono. Tra l'altro con quel fuoco lì colpiscono anche 3-4 Zelling alla volta. Vado su con le mine. Non ha più niente. Volendo carico la roba e faccio un drop. E gli dico, no giusto. Adesso non solo c'hai il mondo in casa, ma c'hai anche i miei soldati che si stanno sbarcando lì. Ho caricato sulla navetta medica Marine Marauder, sono andato là sul pad minerario e poi gli ho detto adesso te li cago lì. No. Sicuramente lui è più forte con i Terran perché gioca da più tempo. Sicuramente. Allora, gioco io Zerg. Non vuoi giocare? Prendi spectator. No, poi devo allenarmi un po' perché sennò faccio il casino con l'unità. Ready to roll out! Cerco, cosa ti faccio? Zerling, Baneling, Mutalisque? Tipico di Serral? O ti faccio... Guardo i miei droni e raccoglio il minerale, poi ti aspetto. Ti faccio la drone rush. Potrei perdere con la drone rush. La drone rush comincia la partita, ma di tutti i droni là attaccare il nemico. E ne tieni uno o due a minare, così continui ad avere un pochino di soldi per fare altri droni per andare ad attaccare. È una tattica di all in subito, via. Si può fare, Preferisco farlo però con gli zerri. Sono al sicuro. I tuoi SCV. Abbiamo bisogno di altri minerali. Che cazzo ti lamenti, SCV di merda? Genera altri sorveglianti. Ed è una razza. È una razza di poco più forte di tutte le altre, ma di poco. Sì. Se vai a vedere lo storico delle partite dei mondiali. Genera altri sorveglianti. Abbiamo bisogno di altri minerali. Senti, Cesco, da come? Senti da come? Io. 5 SD. 5 seleziona drone. 5 seleziona drone. Continua, perché l'alveare continua a cagare fuori i droni, no? Cioè continui a cagare fuori larve, allora tu continui a fare 5, seleziona le larve, D per fare un drone. È una mania, capito? 5 SD. Il drone è il lavoratore, il drone. No, quelle lì che ci sono per terra sono uova, ma prima c'erano le larve, guarda che è uscita una larva.
Tu devi fare 5 perché hai l'alveare salvato, S per selezionare tutte le larve disponibili, in questo momento è Gnagnan Bone, ma appena ne esce una ce ne sarà una, eccola. E l'alveare genera larve in automatico ogni tot secondi e se tu hai le regine sputano sopra e aumentano di 3 le larve, cioè un potere, no? E aumentano di 3 le larve. Quindi se tu hai 6 regine e 3 alveari, tu hai gli alveari che te ne generano 3 in tot secondi, più ogni volta che una delle regine spara su uno degli alveari, altre 3. Cioè tu ti rendi conto di... in 3 minuti puoi... No! Qualsiasi larva diventa qualsiasi unità degli Zerg. Cioè, mentre il Protoss deve fare un edificio per fare un tipo di soldato, lui fa tutto dall'alveare. Lo Zerg fa tutto dall'alveare. Tu fai un edificio che ti sblocca quel tipo di unità. E poi tutto nasce dall'alveare. Infatti, se vai a vedere una partita di professionisti, lo Zerg a 6-7 minuti già in vantaggio di 20-25 di popolazione sull'altro. Vuol dire che hai più droni, più mappa. Le nostre è normale. Sono sotto attacco. Devo stare attento perché ho mandato la l'Overlord e lui con il Marine comincia a uccidermelo. Se lo perdo, e mi sa che lo perdo, sì. Rimango sotto per un attimo di popolazione. Il primo edificio da fare è la piscina. È la pozza germinale che deve fare i zerg. Quando fai quello puoi fare le regine, ecco. E la colonna delle blatte che di via Tamagni. Diciamo via Tamagni perché è una via di via Dana. Adesso ho 2 regine in produzione, ma posso farne altre 2 e le facciamo subito. Le regine è l'unica roba che nasce direttamente dall'alveare e non da una larva. Lo Zerg può costruire solo sul creep, che è quella merda lì, ma le regine possono espanderlo. Oltre che curare delle unità. Infatti sono un po' multiuso le regine. Velocizziamo subito gli Zerg, anche se devo ancora farli, ma finché cercano un attacco. Che cazzo faccio dei soldati a fare se cercano un attacco? Ecco, prima regina uscita, sputiamo. Prima sciraccata, seconda sciraccata. Posso fare sia le blatte, che la corona di blatte mi sblocca le blatte, che i zerling, perché ho la pozza. E dalla pozza sto cercando, cioè praticamente gli edifici che ti sbloccano l'unità zerg, da lì potenzi la determinata unità. Cioè tipo quello, fa apparire le lettine per velocizzare gli zerling. Energia insufficiente. Vedi, prima tipo a 7 minuti col Protoss ero a 77, adesso a 4,5 con lo Zerg sono a 60 quasi. Sono stato, vabbè, sono stato anche più veloce, però. Allora, le regine possono aumentare il creep, cioè il biotumore, che è appunto la merda dove loro vanno, dove loro si muovono. Quindi tu metti giù queste palline, che appunto è il biotumore. Una volta che sono pronte, il biotumore comincia a espandersi. Vedi che la merda avanza. Non solo, ma dopo tot secondi da quella pallina ne generi un'altra. No, lo fai tu a mano. Vedi, tac, e la merda va ancora più avanti. Più map control hai, più sei messo meglio. Anche perché se il tuo avversario arriva e comincia a camminare sulla tua merda, tu con quello vedi. Tu sai, magari a metà campo hai tu... La merda è un rilevatore. È biologica. Lo Zerg vede tutto. Ecco! Sta arrivando lo zio Cesco con un po' di marine. Ha visto il mio primo. Adesso è costretto a ritirarsi, ma non avendo navette mediche, non può caricare i marine. Tra l'altro mi ha attaccato sul creep, cosa che non doveva fare, perché sul creep le unità zerg sono molto più veloci. Guadagnano un bonus di velocità. Eh sì. È come se tu combatti nella bocca di un leone. Sono devastanti. Genera altri sorveglianti.
E poi, ovviamente, la magia delle regine continua a crescere. Quindi tu guarda, guarda quante scilaccate che sto dando. Ogni scilaccata, quando verrà pronta quella barra grigia lì, saranno 3 larve in più. Se faccio selezione, al momento ho 4 larve selezionabili. Sono già pieno di popolazione da un po'. A 6 minuti dovrei avere 4 basi. Ho giocato molto tranquillo. Sono... comincio a fare adesso sia la terza che la quarta. Double expansion. E continuo a tirare sulla merda. E poi magari con queste 2 regine continuo a mettere altri biotumori in giro. E adesso vado a rompere il cazzo l'avversario, no? Ma è pronto. Ci avrà dei marì, perché io vedo che fa solo i marì. L'unità più forte del gioco, praticamente. Poi trasformiamo qualche una di queste. Ah, un poco gas. Ah, sì. Sono i più forti. Marina è l'unità più forte del gioco. No, devi averne tanti e devi avere il buon supporto. E li devi potenziare, cosa che ti dimentichi sempre. A volte ti dimentichi sempre. E non ho ancora potenziato una sega. Aspetta che facciamo i potenziamenti. E poi ci sono i Banneling. Non li abbiamo ancora fatti i Banneling. I Banneling sono gli Zbang. Sono delle bombe d'acido. Praticamente gli Zerglini, questi qua, diventano delle bombe d'acido che fanno danno pazzesco quando poi si spiaccicano addosso ai nemici. Sono dei kamikaze. Loro rotolano addosso ai nemici e se ci sono tanti marine allineati in fila lì, boom, boom. Fanno anche bene per rompere il muro del Terran. Il Terran si mura, no? Anche il Protoss. Tu, boom, gli butti giù il muro e poi entri con tutto il resto e gli dici ciao ai tuoi lavoratori. Questa partita non la facciamo, dai, Cesco. Eccolo lì, vai, il muro di Cesco. Ecco, quel buon muro lì reggerà per un po'. E vedi che io non riesco ad attaccarlo più di tanto bene. Però le rocce vanno bene contro i marini. Infatti ho perso tutti gli gelli, ma lui le mie rocce perde tutto. Ok, il muro è venuto giù. La fossa dei leoni. Ma soprattutto hai visto quanta merda. Io sono a 150 di popolazione, lui quanto è? Lo scarafaggio di piccolo fa bene. Ah sì. Lo scarafaggio di cosa è il colosso? Certo che sta del danno. Contro? No. No. Non va bene. Contro gli Zerling va bene, ma contro le rocce no, sono corazzato. Contro le rocce tu devi fare gli immortali, che sono quelli con quelle 4 gambe, con quei 2 cannoni lì. Allora con quelli vai bene. Ecco che mi spia con una scansione. Tipico centro di comando. Adesso ha rifatto il muro con un botto di lavoratori. Ecco, per rompere il muro si possono usare questi qua dietro, quelli che fanno l'attacco dal cielo. Ecco qua, che cadono sti sassi dal cielo, vedi quelli rossi. Sono perfetti per me. Non hai fatto i carri armati, Pietro. Ma scherzi, contro un Terran li devi fare sempre. Contro un Zer li devi fare sempre. Poi, se cerchi un potenziamento, le rocce. Tutti gli Zer possono andare sottoterra con un potenziamento. Con un altro potenziamento le rocce vanno sottoterra e si muovono da sottoterra. Quindi magari lui non ha coperto qui. Entri con le rocce, poi a un certo punto gli sbuchi fuori qui e gli uccidi i lavoratori. Poi quando arriva ti rintani ancora e te ne vai. Sì, se lui ha elementi che rilevano, tipo quel cerchio che mi ha fatto prima sull'unità. Le unità devono uscire per poter colpire. Però devono rilevare. Parlo da solo per poter più di tanto. E poi vedi, a base, se faccio 5 ci avevo 8, 16, 17 larve. Quindi io fra 20-30 secondi ho 17 unità nuove. 17 unità nuove.
Lui per fare 17 unità deve avere 4-5 caserme, 2-3 spazi porto e 2-3 fabbriche con dei reattori che te ne fanno due alla volta. Lui sta volando per allungare il brodo, però non posso colpirlo se vola perché non ho niente che colpisce i volanti, quindi faccio dovrei fare le mutalische, ma devo evolvere la base a livello 2 perché gli zer funzionano così. Le mutalische sono le mie preferite, contro Cesco di solito lo uso sempre e lo faccio impazzire, però stasera è stato buono. Beh, insomma, dai, tu non hai giocato. Dai, di la verità, non hai giocato, non ti sei neanche impegnato. E come ti dicevo, vedi, tutti i Banelink possono trasformare, gli Zerling, che sono questi qua, questa miriade di gentaglie piccoline che sembrano, ma quando arrivano fanno male, si possono trasformare in bombe. E quando queste cose qua saranno operativi, fidati che le bombe fanno male. Ho visto che stai scoutando, posso colpirti con le regine. Ovviamente avrei dovuto continuare a sparare. Adesso l'alveare è pronto, si farà l'idralisca che colpiscono i volanti e anche il pinnacolo che fa le mutalisca, che sono fortissime, cioè le mutalisca sono spazzate. Quanto cazzo mi piacciono le mutalisca? Te le faccio vedere le mutalisca. Sono un'unità aerea leggera dei Zer. Il problema è che non posso perché ne ho troppe. Uccidiamoci un po' di roba. Adesso posso fare molto più. Pure non so, lui. Adesso posso fare molto più. Ho fatto scoppiare tutte le bombe. Perché puoi dargli il comando e quando vuoi li fai esplodere. Perché tu potresti interrarle. Infatti fai un campo minato di quelli lì. Arriva l'esercito nemico che non sa niente. Li selezioni tutti. X loro esplodono. E il nemico esplode. Gli zerg sono terribili. Le mutalisca le faccio non appena questo edificio qua è pronto. Quando questo è pronto, il pinnacolo. Oh, dai, gli facevo vedere lui con le mutalisca. Vabbè, tanto cosa cambia? Che vai adesso, che vai dopo? Che minuto? Cesco 57 pm, mi sa che il tuo record è 55. Dai, adesso ne facciamo un paio contro il computer difficilissimo. Difficilissimo, eh. Cioè, aspetta che accompagno Luca giù, dai. Non ha il computer. Non ha il computer. Beh, però potresti farti dare la password. Sì, quello là sicuramente. Non lo so. Gli dici, va, senti, devo giocare un gioco. Sì, sicuramente. Sì, è un bastardo informatico di andare. Ma io dico, come proprio se ne anche da solo. Vediamo se mandami qualche foto del tuo monitor che voglio vedere più o meno a che risoluzione giochi. Aspetta. Sì, il dettaglio grafico sei medio o elevato? Hai messo tutto basso per farlo girare bene? Vabbè, allora vai come sul mio, quello scrauso. 720, ok, va bene. Porto giù Luca. Beh, comunque va bene. Almeno gira bene, quell'altro figa, è una roba, cioè, era ingiocabile. Hai lo schermo grosso, infatti. Sì, presto diventi un professionista, ho già capito. No, beh. Va bene, arrivo. Ciao.
Oh, vuoi farne prima una te contro il computer? Tanto io domani non lavoro, posso fare a tardi se vuoi. Allora, tu l'hai battuto il computer difficilissimo o no? O la sfida è quella? Con me l'hai battuto. Sei riuscito a batterlo? Allora, aspetta un attimo. Allora. Allora, giochi tu con i Terran, va bene? Adesso io setto il computer difficilissimo. Perché lo setto difficilissimo? Perché una volta che lo settiamo difficilissimo possiamo dirgli uno stile di gioco. Quindi lui lo mettiamo a Zerg, lo mettiamo difficilissimo. Ok. Ti dovrai difendere da un attacco di Black, di Blatte, aggressivo. E magari anche i devastatori. E poi figa. Hanno il bonus. Sono corazzati e hanno bonus contro corazzati. Eh sì. Cioè, contro lo Zelling tolgono solo 10. Contro le Blatte tolgono 20. O 25 addirittura. Eh sì. 135. Un devastatore a 125. Cioè. Ah no, cannato. Ho messo 0-0. Tutta una troia vacca. Vabbè, giocatela così, dai. Allora, dai, salvati sull'1 l'Overlord e vai a vedere. Penso che sia la prima volta che giochi Zerg Zerg, eh? È molto diverso lo Zerg Zerg come matchup. Ma gli hai chiesto la richiesta su StarCraft o gli hai chiesto la richiesta su Twitch o su Discord? Non ho capito. Ah, su Twitch. Seconda, Cesco, seconda base, appena hai 300, seconda base. E ti consiglio di farla dentro. Attento, lui andrà di Blatte, se tu vai di Zerling non sei proprio, cioè se sei, potresti anche attaccarlo subito, volendo. Allora, lui è 27, Ocho. Ecco, a questo punto fai le regine, se vuoi farne un paio va bene. Continua a fare i lavoratori, Cesco, fa di Overlord anche. Lavoratori non ti devi mai fermare praticamente, mai. Ecco, con l'Overlord che hai là in fondo, vai a vedere che cazzo fa la seconda, se ha già la seconda base, se ha già... sta facendo qualche Zerling, ho visto uno Zerling e penso che ti verrà a vedere. C'è una regina, attento.
Sta già facendo degli zerling il pezzo di merda. 4 zerling già. Perché sta seguendo, stava seguendo il coso, l'overlock che ti ha mandato il computer. Seconda base ce l'hai, buono. Di fare le blatte, dai, fai le blatte. Sì, mai dimenticarselo. Dai. Attento, non buttare nel cesso i tuoi zerli che stanno inseguendo quel drone là, va. E adesso blatte, blattuzze da duzze. Ecco. Ecco, quegli zerling là avresti potuto tenerli vicino all'ingresso della sua terza base a pattugliare. Quando venivano attaccati te ne andavi subito. Trasferisci un po' di droni che ne hai troppi sulla base 1. Mettili sulla base 2. Prendine un po', guarda, 24. Devi portarne... sì. E poi hai una vagonata di soldi, questo non va bene. Prendi il gas nella seconda e fai la terza base. Poi dopo devi decidere se vuoi fare le blatte, se vuoi passare alla fase 2 dell'alveare. Presto secondo me ti attacca il computer, quindi devi fare delle unità. E io a questo punto farei le rocce. E cerca di fortificare l'ingresso della terza base, perché probabilmente arriverà lì. Ce l'hai. Scilacca, scilacca. Fai due regine anche nel secondo vivaio, voilà. Devi produrre unità, perché il computer è a 77 e se arriva sono cazzi, hai perso. No, 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 non fare tutte quelle regine lì, fanne due, va. Blatte, Cesco, blatte a manetta. Perché non fai le blatte, porco zio? Ma l'avevi già fatta la colonia delle blatte sotto, cazzo! Guarda! Ma non te ne servono due, ne basta una di colonia delle blatte! Perché sei pieno di popolazione! Devi fare gli overlord! Dai, fai gli overlord! Adesso quegli overlord lì che hai fermo, cazzo, mandali in giro per vedere se ti sta per attaccare, perché se arriva l'hai perso, eh! Terzo vivaio, punti di uscita, minerale e non minerale. Dai, tasto destro, tasto destro. Buono. Ok, adesso dai, caga ste cazzo di blatte. Se arriva il computer forse ti salvi appena appena, forse. Porta tutto l'esercito alla terza base con F2. Vediamo. Che non hai blast, ne hai tre. Che canta cazzo di roba c'ha il computer? Ne ha più di te. Devi fare altri overlord. Sì, però c'è un'altra roba da dire. Vedi che c'hai tutta la roba ferma lì in base 1. Perché non hai fatto il punto d'uscita dell'alveare 1. Ti ricordi, tasto destro, devi farlo anche di quello. Continua a fare dei droni, che c'hai un sacco di soldi. Ok, dai, ti stai ripigliando un po'. Stai potenziando. Adesso fai i potenziatori, voilà. Allora fai BV per fare il potenziatore, quello le velocizza e basta. Che va già bene, eh? Va già bene. Drona, drona. Adesso nel terzo alveare fai due regine. Nel terzo alveare fai due regine. Continua a sputare perché è un po' che non stai sputando. No, è fatto una cacata. È comunque uno spettacolo. Vederti giocare è uno spettacolo.
Beh, dai, 8 minuti 100 di popolazione, non è male, 106, dai. Non fare Madini, per favore, grazie. Overlord, sei pieno. Giacimento minerario esaurito. Ah, vuoi rintanare le blatte? Metamorfosi completata. Mutalische. Però c'è un problema. Non hai gas, quindi non ne fai. Perché le una mutalisca costa 100 di gas. Una. Quindi devi... Ricordati sempre che se decidi di giocare veloce di mutalische, vuol dire 3 minuti fa, più o meno, devi avere almeno due basi a pieno regime, tutti sul gas. Tutti. Cioè, almeno 6 lavoratori per base, devi averne due di basi, che ti raccolgono gas. Perché adesso, quando sarai pronto, potrai fare solo due mutalische, che non è un cazzo. Di solito chi gioca fast di mutalische deve raccogliere in 6 o 7 minuti almeno 700-800 di gas. Così poi appena hai il pinnacolo ti fai le tue belle 8 mutalische, 9 mutalische e vai a rompere il cazzo con quelle, e quelle fanno male. Addirittura ti consiglio di metterla anche sulla terza base il gas. Ok, hai sentito quel suono lì? Vuol dire che puoi fare le mutalische. Solo che nell'alveare 2 no, hai fatto il gas ma non lo stai raccogliendo. Ecco, vedi, hai perso praticamente per colpa degli infestatori che ti hanno ferito gravemente le blatte, mi sa. Sì, hai perso. No, hai fatto due mutalischi, due. Le idralischi colpiscono le mutalischi che sono ferite. Tra l'altro il PC è potenziato 1-1 e tu no. Tu sei ancora tutto zero. Le nostre forze sono sotto attacco. Eh sì, hai fatto una mutalisca, ma una contro 7-8 idralische, cioè fanno ciao! E infatti è andato tutto a puttana. Sono sotto attacco. La partita è persa. È persa. Sì, l'importante è che cominci a battere il PC difficilissimo. Voglio vedere una roba, aspetta un attimo. Con i Terran sei bronzo 1 1668. Beh dai, pensavo peggio. Con i Terran ne hai giocato 11 partite e ne hai vinte 4. Uno contro uno. Ne hai vinte diverse allora. Non ne hai vinte solo una. In ladder, dico. 4 contro 4. Con i Terran sei argento 2. Merito di me, Ricky e Fabio. È vero, sì. È vero. Ah, questo bisogna darne atto. Dai, facciamo che... stavolta sì, ah beh, per forza, con tutti quei soldi che cazzo fai, scusa, via, cioè, ah beh, per forza, con 5.000 di minerale vuol dire che 13 sono 1.500, sono 10 più altre 3, insomma, allora ti metto contro il Terra, anzi ti metto contro il Protoss, che te lo faccio giocare di giocherà economico il PC, però giocherà principalmente di immortali, sono un'unità di terra forte contro le rocce.
E contro gli immortali vanno bene gli Zerling, vanno bene le Idralische, vanno benissimo le Mutalische. Beh, insomma, quando è che li minimi è tanto. Se c'è un Terran un po' capace, quando capisci che comincia a fare le Mutalische, comincia a mettere delle mine dappertutto, no? Le mine fanno danno area e sono perfette contro i volanti. Tra l'altro volanti leggeri. Quindi dietro il suo pet minerario, dietro la linea di minerali, comincia a mettere 2-3 mine, tu arrivi e e le tue Mutalische vanno tutte a puttane. Oh, ma butta, ha scaricato il gioco? Oh, io non ho capito. Dai, usa quei cazzo di Overlord. C'è un drone fermo, Cisco. Usa quel drone fermo lì per andare a fare l'alveare 2. Ma che puoi regolarlo il mouse, se vuoi velocizzarlo un po'. Vedi? Impostazione del mouse, vai e lo velocizzi, se sei molto lento a muovere la visuale, eccetera, eccetera. Usa anche l'altro Overlord. Gli Overlord salvateli sul tasto 1 e 2. Poi continui a scambiare visuale, ti vai a vedere cosa fanno, eccetera. Cioè, i tasti rapidi bisogna usarli sempre. 9, secondo me sei 9 sei scomodo. Comunque io preferisco averli sempre sul 1 e sul 2, però verità. Ma tu usi i tasti di destra? Fai 9 col tastierino numerico a destra. Si gioca con la sinistra. Di solito si gioca con la sinistra. Meno che tu sia mancino. Guarda quanti soldi che hai. A 2 minuti non puoi non aver fatto la piscina. Dai, piscina. BS. E magari fai un potenziatore. BV. Bologna, Verona. Dai. Oppure addirittura decidi subito di prendere il terzo alveare. Va bene, ci sta. Dicevo, fai un potenziatore, ce l'hai il minerale. BV, che è l'edificio, no? No, hai fatto. Va bene, quello ti può sempre servire, che è il rintanamento degli zerg. Va bene, l'hai voluto annullare, ma andava bene. Prendi un lavoratore, fai Bologna-Verona. Camera evolutiva. È arrivato un probe a spiarci, una sondina dei Protoss. Volendo potrebbe farlo. Potenzi gli Zerling, voilà. Vai a vedere cosa ti stanno facendo. Ha già 3 adepte e sono perfette con 2 adepte e uno zelota e uno stalker. Ne ha, eh. Morto quello, tu sei sotto di popolazione. Cioè sei appena appena al pari. Quindi devi fare degli overall. E le regine. Metamorfosi completata. Come al solito porti i soldati nel punto intelligente, no? L'ingresso della terza base. Ok.
fai regine dappertutto, va bene. Base principale sei un po' sotto di lavoratori, fammi un po'. Adesso cosa vuoi fare? Vuoi fare le blatte? Con quale unità pensi di attaccare? Visto che hai fatto gli Zerling, vai sulla camera evolutiva, quella che potenzia, e o potenzi la corazza o potenzi la M, il primo, l'attacco di corpo a corpo degli Zerling. Boh, adesso c'è gli Zerling velocizzati, perché vedi che hanno le alettine, infatti vedrai che sono molto più veloci. E... vabbè, ci sta. Comincia a sputare con quelle cazzo di regine e fai degli overlord, perché sei già bloccato. Però il PC è 78, in questo momento il PC è 78 e sta giocando piuttosto lento, devo dire. Le tue sonde ha solo due basi, quindi tutto sommato va bene. Tu ne hai tre, ci sta. Hai pochi lavoratori nella base principale comunque, eh? Non fare solo Zerling. Fai anche qualche drone. E fai gli overlord che sei bloccato. E continua a sputare. Ecco, anziché sputare con una regina alla volta, cazzo, ma fai doppio clic e le prendi tutti e due. E poi fai vi. Se fai doppio clic, te le seleziona tutte. Quelle a schermo. Ecco, bravo. Stessa roba di là. Adesso potresti fare un'altra camera evolutiva e da lì ricerchi il potenziamento C, che è quello per la corazza. Così poi hai tutti gli Zerling potenziati e dopo puoi rompere bene il cazzo. Perché se no tu hai solo l'attacco potenziato. Ok, adesso c'hai anche le rocce. Rocce che saranno 0-0. Perché loro non hanno attacco, cioè il loro attacco principale è a distanza. Quindi se vuoi potenziare quello devi fare A sulla camera evolutiva. Allora, vuoi fare le mutalische, evolvi l'alveare a livello 2, ok? Poi quando è pronto fai VS, VS. Guarda che c'è un observer che ti sta spiando del computer. Ah no, Tetras è mia, tu dead man, scusa. Perché io vedo tutti e due in questo momento. Bravo, quarta base, ok. Per un attimo hai avuto quasi 100 APM. Eh beh, sono quei momenti in cui schiacci convulsivo 5 SD. Cioè, capito? Guarda che in base 3 c'hai le regine lì con un botto di energie. E ti servono gli overlord. Le selezioni tutte con doppio clic e poi fai V e continui a sputare come una nutria. Giacimento minerario che sa. Base 2, base 3, il gas, Cesco. Perché presto farei le mutalische, no? Ti serve gas. Costano tanto gas. Quindi, adesso fai VS per costruire il pinnacolo. E devi prendere gas. Giacimento minerario esaurito. VS per il pinnacolo. Con un laboratorio, ovviamente. Ti consiglio di farlo in base 1. Come al solito. Eccola. Bene. Adesso fai dei droni. Volevo dire degli overlord, scusami. Boh, in base 2 sposti i lavoratori sul gas, che c'hai tutto fermo. Non stai raccogliendo gas in base 2. Ok, adesso ci sei. Più o meno. Portane uno di là. Sei a 2 di 3, quello di destra. Base 4, salvatela sempre lì sul tasto rapido 5, metti il punto di uscita dei lavoratori e il punto di uscita dell'esercito, ok? Va bene. Come al solito in base 1 non hai messo il punto di uscita, quindi c'hai sempre tutta la merda lì sotto che ti rompe il cazzo, tutte le blatte, tutte le regine lì, va bene, spostale. Clicca sulla base 1 e metti un punto di uscita tipo dalla rampa di carico, dalla rampa di salita. Ok, quel rumore lì vuol dire che puoi fare le mutalische. Adesso ne puoi fare quasi 10. Va bene, dai, falle. Fai 5.
S e mi sembra che sia la T venuta lì, che guarda bene. Vai. Come fai a potenziare quella roba lì? Il pinnacolo. Devi usare il pinnacolo. Piani. Il PC che c'ha un botto di roba. Perché noi l'abbiamo lasciato giocare per 10 minuti. Attento, se lo affronti solo con quelli non ce la farai mai. Guarda come gli hai mossi male. Perché? Perché attacchi così? Un po' di mutalischi ce le hai. Però siamo un po' in ritardo. Non passeranno mai. Poi mi hai mosso malissimo adesso. Quello è il problema però. Aveva quei 20-30 di popolazione in più e ti ha inculato. Però buono, prima hai fatto 3 mutalischi e hai perso, stavolta ne hai fatte 10. 12. Solo che sei in ritardo di 3-4 minuti. E quelli vanno a pesare, eh. E adesso non la fermi con la roba lì. Tu sei arrivato a 160, più o meno che lui era a 175. Entrato uno. Luca, credo. Raging Sky ha iniziato a seguirti questo minuto. Allora diamo il benvenuto a Raging Sky, che si è appena iscritto al canale e che sta si è unito. Attenzione, se vuole scrivere c'è Blatta Gigante, che è il signor Buttarelli, che anche lui sta dice che andate a vedere su Twitch. Bello sorca. Non me lo scarica, ci ha provato. Boot dice che non riesce a scaricare il gioco, che ci ha provato in tutti i modi. Va bene, dai, sei stato abbastanza bravo, Cisco, comunque. Quanto sei arrivato di popolazione? 159. Dopo c'è stato il tracollo, però vabbè. A chi, beh? Cazzo, non ho visto, non ho guardato gli APM. Cosa facciamo? Ne facciamo noi due contro altri due froci? Dai, facciamo noi due contro due PC e proviamo a fare... questa mappa non ci ho mai giocato. Metallopoli? Cazzo di mappa è? Giochiamo a Metropoli, dai, va bene, va bene. Allora, cosa facciamo? Noi facciamo i Terran contro gli Zerg? Noi facciamo gli Zerg contro i Terran? Allora va, facciamo un molto difficile per te e un difficilissimo per me, va bene? Cosa vuoi fare però? Io sarei da Lizzy, beh no, io gioco contro Lid volendo tranquillamente. Allora gioco Zerg anch'io, vabbè lasciamola così dai, Paradise. Allora, tu però mettiti per favore arancione. Mettiamo il computer blu, dai, mettiti arancione, ok. Boom, vai. E contro chi giochiamo? Contro i Terran e i Protoss o casuale? Computer, cosa facciamo? Tutto casuale, vai. Will be a surprise. Vai, dai. Comunque li dico Luca, puoi andare su YouTube, ci sono diverse cose interessanti che ho fatto vedere. Ci sono dei video molto lunghi, che vabbè lì ovviamente, cioè, è perché magari gioco 2 ore una sera e allora ci sono tante partite. Altrimenti ci sono delle best of 9, cioè il primo che arriva a 5 vittorie su 9 contro il PC Elite, sia con i Protoss, sia con i Terran, che con gli Zerg. Ho fatto anche qualche video di come si mura il Protoss contro uno Zerg, il Terran contro uno Zerg.
Dopo vabbè, ci sono tante altre partite dove magari gioco con Ricky, con Fabio la sera, tante partite che spiego delle cose a Cesco, però sai, sono dei video anche molto lunghi perché non, po- cioè, non ho voglia di spezzettarlo. Abbiamo bisogno di altri minerali. Abbiamo bisogno chisto su me e chisto da Cesco. Abbiamo bisogno di altri minerali. Allora, lo Zerg che cazzo fa? Allora, o a 40 fai la piscina, Cesco, o a poco di più, un minuto, fai il secondo alveare, vedi te. Se fai la piscina, tecnicamente, potresti fare anche l'all-in, cioè attacchi subito e come va va. Però lo Zerg, soprattutto in questo gioco, meglio andare... Ecco, vedi, più o meno a 50 secondi porto il drone qui e in modo che sono più o meno a 300, ecco. Salvo sul 5, punto di uscita sul minerale, punto di uscita sul dell'esercito, punto di uscita di quest'altro reale. Quindi adesso abbiamo sul tasto 1 il primo overlord, che va a vedere, sul tasto 2 abbiamo il secondo overlord che va a vedere, sul 5 abbiamo un po' tutti e due gli alveari. Abbiamo già i soldi per fare la piscina e il gas. La piscina faccio adesso, il gas l'ho fatto un attimo fa. Allora, tu hai fatto la piscina, ma fa, vai a, se hai i soldi vai a prendere quel cazzo di gas e di alveare il secondo. Ricordi sempre che lo Zerg deve avere una base in più del proprio avversario, tranne che sia uno Zerg ovviamente. Sempre. E ti sconsiglio di fare subito due gas. Fanne uno per il momento, non hai bisogno di tutto quel gas, soprattutto se decidi di giocare Zerling e rocce. Allora, abbiamo contro uno Zerg. Aspetta che gli uccido il drone se ci riesco. No, peccato. Sta mandando diversi droni in giro. Quanti cazzo di alveari stanno già facendo sti figli di puttana? Dobbiamo posizionarlo sul biostrato. Allora, adesso comincia a fare appena è pronta la piscina. Ecco, quello lì il PC molto difficile che ti sta già saccagnando il... è un Terran, cioè, ti sta già uccidendo l'Overlord perché l'hai mosso abbastanza male, devo dire. Tienilo sempre vicino alle rampe, voilà, così vediamo che cazzo fa. Ah, mi ricordo, questa qui è quella mappa di merda dove abbiamo vinto io e te contro due PC. Ma abbiamo fatto molta fatica. Abbiamo bisogno di altri minerali. Abbiamo fatto molta fatica quella volta. È venuto a vedermi con uno Zerling il bastardo. Allora, blatte gigante. Io quasi quasi vado subito dritto per dritto di mutalische. Sì. Ti piace quando faccio questa cosa? Quando senti la parola mutalisca, Cesco, ti esalti subito, vero? È una roba un po' rischiosa perché se arriva subito il nemico sono cazzi. Però ti piace la gomma. Mi stanno sul cazzo le mutalische. Sì, però non ti stanno sul cazzo quando noi abbiamo le mutalische. Ok, io sto facendo il pinnacolo, non ti sento più, c'è solo lui. Stai pregando? La terza base, la prendi tu, la prendo io, cosa facciamo? Grazie. Dietro di te, qua in alto, qui. Bravo. Buon rendere poi. Generale, abbiamo
Ma che non abbiamo ancora un'unità in campo, cioè da combattimento intendo. E questo non è affatto bene, perché se arrivano i computer sono cazzi di gomma. Io non ho niente perché non ho fatto blood e sto giocando dritto per il primo Talisk. È molto rischioso, eh. Ah, dipende quanti ce ne sono in via Tamani. Ok, io comincio a fare le prime 6 o 7 mutalisk. Di mutalisk. Abbiamo bisogno di altro gas. Faccio un po' di zelin per sicurezza, va. L'energia è insufficiente. Abbiamo bisogno di altro gas per spene. Butta domani, giochi. Io non ho molto tempo domani. Forse un pochino tardo pomeriggio. Sì, domani che sono qui, sì. Allora, io ho un po' di mutas, vado a rompere il cazzo con le mutas. With the mutas. Abbiamo bisogno di altro gas per spene. È stato seviziato. Bravo, sevizio. Ho 8 mutalisk, sono poche comunque. A 6 minuti, dai. Elion! Perfetto! Contro gli Elion vado bene. Contro gli Elion vado bene. Questo sai Team Marine. Cioè. Ok, contro gli Elion. Ok, via ragazzi, via. Ah, i devastatori non mi beccano. Gli Elion non mi beccano. Perfetto. Situazione ottimale. Adesso avrà switchato, vedrai che avrà switchato. Abbiamo bisogno di altro. Inizierà a cambiare per potermi fare la bua. Non è colpa tua. Le idralische. Sì, idralische e regine. Sto uccidendo gli overlord del blu, difficilissimo. Eccolo lì, c'è già le idralische. Però lo tengo basso di popolazione perché gli uccido gli overlord, dai. Uccido qualche negro qua. Sgnolo. Ho ucciso una regina qua difficilissimo. Un infestatore. Adesso gli uccido qualche lavoratore, soprattutto sul gas, che ce ne hai di meno. Di solito. Cazzo, me l'ha rallentata, è brutto, figlio di puttana. Non sono così cattive, è molto lì. Va bene, basta. La rana titana. Le mutalisce sono delle belle cagacazzo proprio, come si dice. Vinci o perdili? Ok, ha risposto di mutalisca anche lui e c'è qualche corruttore. Beh, vabbè, andiamo a fare il tempo. Abbiamo bisogno di altro gas per spene. I nostri alleati sono in combattimento. Buono, beh, mi sembra che tutti amici. Buono. No. Figa, abbiamo già buttato giù il difficilissimo. E più una sfiga. Generalti su camino. Guarda quante mutalisce che stanno uscendo. Rah! On fire! E quanti lavoratori c'erano? Via. Va. Bravo. Io quante ne ho? 8, 16, 24 o un botto insomma. La bua. Se adesso speri che il mutalisca che così fa di danno. Qua ci metti gli zerling, vai sempre bene con gli zerling copiati con il mutalisca. Ah, c'è il Raven, beh, il Terra ancora. Fanno due o tre piante, fatto, beh.
fine delle pietre. Buono. Le nostre forze sono sotto attacco. Fagli la buone. Io sono dentro dal blu completamente. Le nostre forze sono sotto attacco. Tagli già le impalze, che sono sotto attacco. Ok, arrivi anche tu con le mutas. Anche se abbiamo le nostre mute. Oh, boh, boh. Ok, vado a vedere se c'ha la terza base qui. Il... sì, ce l'ha, ok. Vuota. Solo lavoratori, c'ha. Non c'ha altri. Chiudo tutti i lavoratori. Quindi qui lo stai finendo tu con le tue mutas. Ok, quello più forte si è arreso. Andiamo a terminare l'altro. Abbiamo bisogno di mai mettersi contro le mutande. I nostri alleati sono in combattimento. Le nostre forze sono sotto attacco. Sì. Le nostre forze sono sotto attacco. Sono devastanti. Le nostre forze. Un cazzo vuole fare con tre raiuti. Sì, è un caro. Sì, vabbè. Sei fermo un caro. Abbiamo bisogno. Quanta roba che gaita! Occhio che ci sono delle mine. Vediamo. Ho preso contro la rotellina, l'audio è andato a puttana. Sì. Allora, prestazioni, io 167 APM e tu 48. Dai, dai, dai. Devi arrivare almeno sulle 90, Cescus. 48 vuol dire che non riesci neanche a fare una roba al secondo. Ci vuole un po' di tempo, dai. Sì. Butta, non riesco a scaricare il gioco dal mio PC, devo trovare un modo. Beh, quando ha bisogno andiamo a dargli una mano, dai, tanto. Cioè, posso provare. Cos'è che ha detto? Ma no, beh, è una tardè, però se ci riusciamo, eh. E se adesso facciamo noi Terran contro due Zerg? Codit. Tu cosa vuoi fare? Fai Marine Marauder Medivac? La bio? Proviamo due difficilissimo? Ah no, ho cannato mappa, scusami. Abbandono, va. Esci. Ho fatto una mappa da 2, devo fare una mappa da 4. Non lo so, io su Twitch vedo una persona, ma non so chi è perché non mi dice chi è. Sei su Twitch anche? Così dopo però hai l'audio doppio, cioè tu dovresti sentire due volte. No. Sì, infatti vedo due spettatori, ma non so chi è. Cioè, uno sei te, l'altro non so chi è. Allora, aggiungi IA, facciamo due IA difficilissimo e le facciamo Zerg. E io e te ci mettiamo Terra, va bene? O vuoi che io gioco Protoss? Io faccio Protoss, così se c'è Luca che guarda un po' i Protoss, dai, va bene? Zerg viola no, però. Sì, va bene. Facciamo. Allora, giochiamo contro gli Zerg, quindi mura direttamente la seconda base, se si può. Abbiamo due ingressi vicini attaccati.
Tra l'altro c'è molto spazio, molto spazio. Non è la mappa migliore, no. Sì, davanti c'è da scendere giù e murare lì. E io dal mio lato farò i piloni con questo cannon. Eh sì. Hai capito, io dico qua, dobbiamo difendere più o meno qui. Però non è la mappa migliore per fare sta roba, eh. Cioè, potremmo farci male a fare così, perché perdiamo del tempo. Non lo so. Ma come largo l'ingresso? Porca zio. Proviamo a fare una roba di sto tipo. Deve costruire dei piloni aggiuntivi. No, per... più avanti vai, vai più avanti qua. Non hai abbastanza minerali. Stai dal tuo lato però. Non moriamo tutti di sinistra. No, 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 quella roba lì, cos'è quella roba lì? La mia sinistra roba lì. Per me non è che sale, non è che sale. Anche perché dopo così la superficie è troppo spessa, non riesci. Troppa roba. Non hai abbastanza minerali. Beh, selezioni il drone, poi fai il tasto destro e lui gli dici di andare là. Ecco. Se vuoi annullare quello, fai proprio ESC. Devi fare ESC. T, fai T. Selezioni il drone e fai T. Ok, adesso fai. Selezioni la casa e fai ESC. Vabbè, fagliela finire. È arrivato uno spacco quindi a vedere. Energia insufficiente. Io vado. Deve costruire dei piloni aggiuntivi. La mia vita per Ayur. Guarda che non stai facendo la caserma, l'hai interrotta. Non hai abbastanza minerali. Non hai abbastanza minerali. Non hai abbastanza minerali. Ok, bravo che stai già facendo la seconda. Adesso mi approccio anch'io. Abbiamo due fotocannon, se non arriva con molta roba ci difendiamo. Più o meno. Ecco, adesso fai il reattore sulla caserma. La mia vita per Ayur. La mia vita per Ayur. Ok, io tra le rocce. Se non ha le rocce, va bene. È arrivato degli zerg, poi andiamo a vedere, adesso sacrifico questo drone. Deve costruire dei piloni aggiuntivi. Le tue sonde sono sotto attacco. Iga, eccoli lì. Arriva con delle blatte, Cesco, sembra una merda. Deve costruire dei piloni aggiuntivi. Arrivano delle blatte. Senti, andiamo a fare un soldato. Andiamo a cavo. Siamo le lame di Ayur. Ah, non ce la faccio. Energia insufficiente. Eccoci, come il cazzo. Fattolo lì. Never surrender. Sono qui per le ombre. Wow. Ok, li abbiamo respinti. Male. Lentamente. Vedi,
minerali. Energia insufficiente. Io sono pari di qua. Sono qui. Quindi lui ha fatto l'attacco di 6-0, ma non è venuto. Non l'ha fatto, perché per me. Ma perché fai 18.000 caserme? Devi fare una caserma, una fabbrica e un spazio porto. Quella è una buona build. Invece così sei vincolato dai marini e non puoi sollevarli, non puoi scappare perché non hai navette mediche, non hai supporto di carri armati. Ho capito, ma è per, si chiama proprio 111 dei Terran, perché fai una caserma, una fabbrica e uno spazio porto. Quello lì è un animaletto, non è niente. Faccio le lance, proviamo a vedere come va. Non hai abbastanza, hai bisogno di altro cazzo di spec. Non hai abbastanza di No, no, le tempeste volanti. Hai bisogno di altro cazzo di spene. Hai bisogno di altro cazzo di spene. Dobbiamo iniziare a prendere anche la terza base. Hai bisogno di altro cazzo di spene. Devi costruire la mia vita. Hai bisogno di altro cazzo di spene. Questo cazzo costa il fare la foto 200. Hai bisogno di altro cazzo di spene. Non hai abbastanza minerali. Devi costruire dei piloni aggiuntivi. Cimento minerario esaurito. La mia vita per Ayur. Questo vascello porterà via. Energia insufficiente. Devo prendere la terza, Cesco. Prendiamo quelle a destra. Oh, proviamo a prendere il centro. Forse una buona idea prendere il centro. Se facciamo anche la nave madre. Detta anche l'arbiter di nuova generazione. Devi costruire dei piloni aggiuntivi. Giacimento minerario esaurito. Io sono 93. Non hai abbastanza minerali. Non hai cercato gli non hai fatto gli antennoni. Se facevi gli antennoni, poi potevi far cadere dal cielo le case e non ti saresti bloccato. Invece così ti sei bloccato. Io prendo la base qua di destra in basso, perché se non prendiamo basi, cioè se non portiamo all'esercito, poi sono. Abbastanza sì. Minerale, alto rendimento esaurito. Ok, io sono molto lento. Non hai abbastanza minerali. Non hai abbastanza 11. Non hai abbastanza minerali. Non hai abbastanza. Ecco, bravo. Dopo che hai fatto la prima caserma, devi fare la seconda. È la scelta migliore, te lo dimentichi sempre. Convogliare la luce di Aziamo. Sì. L'urno per servire. Esatto. I mule è come avere 3-4 lavoratori in più, avere i mule. Non hai abbastanza. Anche di più. Devi farli. Sono. Non hai abbastanza. Allora, il computer non si è ancora fatto vedere e sono già passati 10 minuti, quindi è preoccupante. La tecnologia di lavoratori è gratis. E qui su è bene. Devi posizionarlo in un campo energetico. Non hai abbastanza minerali. Guida la mia vendetta. Non hai abbastanza minerali. Posso fare un paio di. Allora, migliore da spiegare. 40 degli di ristruttura. Il traje dei tuoi alleati è sotto assedio. Velocizziamo le lance. Il mondo.
Hanno tanta roba? Ce la fai o no? I tuoi alleati sono in battaglia. No, non gli fai una sega. Perché ci sono gli infestatori che ti fanno quella magia del cazzo, no? E ti tracagnano di peso. Mamma mia, vabbè, con chi l'ho devastata. Il problema è che non posso spostarmi, non te ne da solo. Sono qui. Provo anch'io, aspetta un attimo. C'ho un po' di mortali qua che vanno bene contro il Stalker, contro le rocce. Affrontiamo il nemico. Base dei tuoi alleati, base sotto. Tieni o no? No, non tieni un cazzo. Ricerca completata. Che è di lurker, occhio. Lurker qua, terra, stabile, non è quello che c'era, va. Che il nemico conosca. Allora, è ora di controattaccare, come si dice. Sono qui, tra le ombre. Mi farebbe comodo, grazie. Torno per servirvi. Quanto ne hai? Cadio, più di 2000 di gas. Grazie. La base è sotto attacco. Non hai abbastanza minerali. Lo che è Zerin che spacchi i marons. Vabbè, che è Zerin. Don Bento. Devi costruire. Bravo, puoi farlo. Sono qui, fra le ombre. Devi costruire dei piloni aggiuntivi. Sì, la base dei tuoi alleati è sotto assedio. Prendi la terza, Cescolus. I tuoi alleati sono. Io sto prendendo la quarta. Devi costruire dei piloni aggiuntivi. Devi costruire dei piloni aggiuntivi. Sì, si stanno facendo. Giacimento minerale, devi costruire. Andiamo basso. La base è sotto attacco. Non è che non spacchi, ma non sei paranzella nel merda. Boh. Cosa vuol fare? Simpaticone. La mia vita per aiutare. Devi costruire dei piloni aggiuntivi. Questo va scelto. Siamo a piena. La gara lassù. Ci ha fatto una base lì, eh sì. Allora, Stalker, immortali. I tuoi alleati sono. Il televisore si spegnerà fra 60 secondi. Ma che cazzo? Riesco, abbiamo un problemino qua, perché sei in due e non le riesco a tenere due. Io che saccagnata che c'è poco. Non funziona neanche il telecomando, aspetta un attimo. Partita in pausa. Cazzo si fa qua? Ok, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, ci sono. Mi si stava autospegnendo la TV, perché dopo la fatto si spegne. Sono la voce. Vedi, è sempre il buon vecchio principio, non lasciare mai giocare lo Zerg, altrimenti poi sono cazzi. La mia vita per Aior. E la mia base è completamente andata a puttana. Potenziamento, giacimento minerario esaurito. Ah, è un caso, me. Nucleo Pris. I tuoi alleati sono in battaglia. Teniamo botta. Sì, gli hai fatto. Attacchiamo, vai. Dobbiamo attaccare, Cesco, subito. Questo è finto, guarda. Questo è finto. Era un buttaforme del cazzo. Devi costruire il campo energetico.
Sono qui. Nucleo prismatico attivo. Non hai abbastanza minerali. Troppi dolci gelati. Tacca, tacca, tacca. Guarda che stanno facendo un alveare qua, tutti i figli di puttana. Guarda che arrivano qua. Porco Dio. Conosca la nostra furia. Cristo santo, ci deve battere. I tuoi alleati sono in battaglia. Adesso tu fai le fine. Tutti bastardi. Basta io quante balle in terra. Il nemico conosca la nostra furia. Capito. Ah, tutti più balle lì. Ah, balle lì. È al pelo proprio. Veramente tanta merda. Scatto, cavolo, cavolo. Ah, cavolo, se perdiamo questa base finisce. Io ho finito le risorse in base. Pardon. No, le tue voglio il minerale, ma non ne hai. La base è sotto attacco. Ricerca completata. Zoknaku, questo va. Sono qui. Signor Stato. Fra le un. Non hai abbastanza minerali. I tuoi alleati non hai abbastanza minerali. Ah, grande. Guarda quante mutalizzi c'è di più. Le tue sorde sono sotto attacco. Ma questo è la scelta. La base dei tuoi alleati è sotto assedio. Cazzo, le tue buone vecchie mutalizie. Le tue sonde sono sotto attacco. Eh sì. No, è perso. Guarda, arrivano anche gli Zerling. L'ultimo worker rimane. Dai, la rifacciamo questo. Voglio vendetta. Ah, sono uscito io. Abbiamo perso, secondo te? Come fai a tenere tutta quella merda lì? Sei sempre dentro tu su Twitch? No, no. Allora non c'eri te forse. Non eri tu. Quindi o c'è Blatta gigante che ci guarda o c'è Luca che ci guarda. Cosa facciamo? Proviamo la rivincita. Pondo Malet. Valanga. Ci ho giocato in Valanga. Dai, giochiamo in Valanga. Valanga. Avevamo messo casuale anche prima e ci sono capitati due zerg apposta. Il problema è che se li lasciamo giocare poi diventa difficile contro gli zerg. È meglio attaccarli e uccidere qualche lavoratore e rallentarli. Però bisogna saperlo fare. Hai capito? Fai la 1-1-1, cioè una caserma, una fabbrica, uno spazioporto. Poi da lì, in base ai reattori e i moduli tecnologici che hai messo su, decidi cosa fare, cosa spostare, cosa cambiare. Possiamo anche fare la Cannon Rush. Poi ci posso provare. Ci provo. Allora, quando arrivi, fai la casa. Quando arrivi a 300 di popolazione, prendi 2 SCV. Vai a metà campo, tipo qui. E fai 2 caserme lì. In stecca, 2. Ok? Quando arrivi, fai la casa. La prima casa. Primo deposito, bene. Vai, prendi un altro SCV oltre a quello lì e fai 2 caserme a metà campo, tipo qui.
magari un po' più a destra. È una rush, è una rush con i marini. Nei due, tre, perché tre, no, non tre, bastavano due, vabbè. Falla più a destra, perché c'è solo un ingresso ed è qua. No, sì, va bene, dai, fai due caserme lì, due o tre caserme lì, tutte insieme. Uno è uno zerg. E un altro è un Protoss. Ok, se n'è accorto. Sta venendo a tentare di fermarmi la Cannon Rush. Ha già uno Zelota? Ok, appena ce le hai tutte pronte, salvale tutte sul 4 e poi attacca. Cioè, attacca, poi fai ovviamente i mari a manetta proprio. Non hai abbastanza minerali. Poi li raggruppi tutti qui in questo punto. La base è sotto attacco. Adesso continua a fare, fai un'altra caserma e continua a fare marine. Ah, casino, ok, mi hanno chiuso tutto. Mi hanno chiuso tutto, ce l'hanno fatta fermarmi. Mi hanno fermato, Questo non va bene, si hanno fermato. Erano in due. Adesso tu ammassa marine, su marine, su marine, su marine. Si è bloccato il popolo. Cerca di unire tutto qua. Unisci tutto qua. Portala ai marine, portala ai marine. Devi costruire dei piloni aggiuntivi. Non hai abbastanza minerali. Non hai abbastanza minerali. Se vuoi non fare un paio di reattori nelle altre due caserme, ne hai non pochi, non ti venire di più. Non hai abbastanza minerali. Ce l'hai il gas per fare i reattori. Non hai abbastanza minerali. La mia vita per Ayur. Non hai abbastanza minerali. Non hai abbastanza. Io sto portandoti i primi zelotti. Non hai abbastanza minerali. Tu sparerai a tutto e io invece sparerò. Cioè farò l'attacco corpo a corpo, hai capito? Non hai abbastanza minerali. Non hai abbastanza minerali. Energia insufficiente. La mia vita per Ayur. La mia vita per Ayur. Non hai abbastanza minerali. Energia insufficiente. La mia vita per energia insufficiente. Non hai la mia vita per Ayur. Non hai abbastanza minerali. Non hai abbastanza minerali. Non hai abbastanza energia. La mia. Non hai abbastanza minerali. Ok. Andiamo. Vieni. La mia vita per Ayur. La mia vita t'hanno visto. Per Ayur. Sanno con cosa stiamo per arrivare. Oh, comandatemi. Non hai. Io sto davanti, tu stai dietro. Medita. Porca vecchia, quanta roba. Attacca, tutto. La mia vita. Ok, vai. Vai su. Ok, fai danno. Buono. Va bene. Ok, adesso in teoria non riescono a fermarti. Vai avanti, c'è un immortale, ma va bene. La mia vita per Ayur. Io tanco e tu stai dietro e spari. Vai su. Uccidi la regina.
spaccagli quel pilone lì. La mia vita per Aior. Sono qui, fra le ombre. Uccidiamo l'immortale, le rocce. Continua a fare i marini, Tesco. Continua a fare quei cazzo di marini. La mia vita per Aior. Uccidiamo i lavoratori. I lavoratori, Tesco, non i piloni. I lavoratori, non i piloni. La mia vita per Aior. La mia vita per Aior. Abbiamo fatto il classico attacco del quarto quinto minuto. È un olin, abbiamo fatto una specie di olin. Sono qui. Giacimento minerario esaurito. Hai abbastanza di... Attento F2, fai F2, muovi bene i marini. La mia vita per Aior. Ok, torniamo un attimino indietro e raggruppiamo la roba. La mia vita per Aior. Ok, ritroviamoci qui, qui. Torna qua. Potenziamento completato. Non hai abbastanza. Dobbiamo assolutamente prendere le seconde basi perché stiamo per finire i soldi in casa. Fra le ombre. La mia vita per Aior. No, 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 adesso sospendi l'attacco e prendiamo le seconde basi. Allora, abbiamo distrutto un po' di roba dello Zerg, va bene, soprattutto i lavoratori. Prendi la seconda base. La mia vita per Aior. Prendila tipo qua. Giacimento minerario esaurito. E portala ai lavoratori appena puoi. La mia vita per Aior. La mia vita per Aior. La mia. Non hai abbastanza. Giacimento minerario esaurito. Sono già per finire. Non hai abbastanza minerali. Energia insufficiente. Non hai abbastanza. La mia vita per Aior. Non hai abbastanza minerali. Molti zeloti un po' però. Non hai abbastanza minerali. Non hai abbastanza. Sono qui. Fra le ombre. Giusto. Non hai abbastanza minerali. Sono qui. Devi posizionarlo in campo energetico. Continua a fare marine. Vai, ok, continuiamo l'attacco, vieni. Sono qui. Io sto sempre davanti e sarebbe meglio mettere gli zeloti davanti a tutto. Poi gli stalker e poi i tuoi marine. Malissimo, malissimo. Ci tritan giù tutto. Vai pure via. Ah, ci tritan giù tutto. Bisogno del mio talento. Perché hanno fatto proprio lì solo gli infestatori. Non con hai quelli ci buttano giù minerali. Tutto. Non hai abbastanza minerali. Non hai abbastanza. A questo punto qua tanto vale fare uno switch e passare a qualcosa d'altro. Magari facciamo i Dark Temple, io faccio i Dark Temple, quelli invisibili. Non hai abbastanza minerali. Faccio qualche portalino in più. Non hai abbastanza minerali. Noi siamo molto bassi. Io sono a 56, non hai abbastanza minerali. Non hai abbastanza minerali. Ascoltami, se non fai le navette mediche non curi i marini. E quelli lì sono carne da macello. Tutti. Devi fare assolutamente le navette mediche. Poi in base hai finito i soldi, eh. Non hai più un cazzo. E non hai fatto. Guarda quanti SCV fermi che hai qua. Tutti fermi. Hai bisogno di altro gas per spene. Sono qui. Fra le ombre. Sono qui. Fra le ombre. Non hai abbastanza minerali. Non hai abbastanza minerali. Non hai abbastanza minerali. Non hai. Hai bisogno di altro gas per spene. Non hai abbastanza minerali. Non hai abbastanza minerali. Hai bisogno. Non hai abbastanza minerali. Non hai abbastanza minerali.
Non hai allora, andiamo a destra perché sta costruendo lo Zerg. Ha costruito una Zerg qua. Compiuto. Attento, attento, cerco il giratino. Protoss ha costruito anche qua, chiudiamo tutto, va. Non hai abbastanza minerali. Avrà quasi finito di farsi in parte. Sento. E ricordi sempre che tu hai i marine che non hai ancora fatto, io ho ancora. Sì, sputarli. Energia insufficiente. La mia vita per Aiur. Sono qui. Fra le ombre. Non hai abbastanza minerali. Non hai abbastanza minerali. Non hai abbastanza minerali. Che il nemico conosca la nostra furia. I tuoi alleati sono in battaglia. Sono qui. Fra le ombre. Idralisca. Molte idralische. E soprattutto ci sono quelle merda degli infestatori che li odio. I tuoi alleati sono in battaglia. Non hai abbastanza minerali. Non hai abbastanza minerali. Ci sono anche delle blatte. Sono qui. Fra le ombre. Abbastanza minerali. Non hai giacimento minerale. Non hai abbastanza minerali. 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 La mia vita. Non hai abbastanza minerali. Terza base, Cisco. Vediamo da quarto d'ora. Non hai abbastanza minerali. Non hai abbastanza. I tuoi alleati sono in battaglia. La mia vita per Aiur. Ok, ho fatto anche qualche Dark Nigga. Cioè sono invisibili, non c'entra bene. I tuoi alleati sono hai abbastanza minerali. Vai Dark Nigga, uccidigli da quanto i negri. La mia vita per Aiur. Accogliamo la gloria della battaglia. I tuoi alleati sono in battaglia. Hai bisogno di altro cazzo per spene. Ok, stanno arculando per altre la nostra furia. Sono qui. Fra le ombre. E si sono chiusi dentro. Conosca la nostra furia. I tuoi alleati sono in le tenebre. Io compaio. Hai bisogno di altro cazzo per te. Che il nemico conosca la nostra furia. Hai bisogno di altro cazzo per te. La battaglia si avvicina. Non hai abbastanza minerali. Dalle te potenze. Devi costruire dei ricerca con. Che il nemico non hai abbastanza fuori. I tuoi alleati sono in battaglia. La battaglia si avvicina. Devi costruire dei filoni aggiuntivi. Dalle tenebre io compaio.
momento di dare tempo a questo video. I tuoi alleati sono in battaglia. La battaglia del pilone di questo vaggio vicina. Giacimento minerario esaurito del Protoss. I tuoi alleati sono in battaglia. La battaglia. Kaiser si respegne esaurito. Se io ho più praticamente pronto. I tuoi alleati sono in battaglia. Sono qui. La mia vita per Aiur. Sono qui. Tra le ombre. Sono qui. Tra le ombre. Quello lì è la cosa delle ultralische, eh? Ok, adesso ferma tutti sti Dark League che con due piccozzate si spettano anche. Io sono invece. Sono qui, fra le ombre. Sono qui, fra le ombre. Accogliamo la gloria. Sì, ma non li hai potenziati in 17 minuti, porca zio. E non hai lo scudo e non hai navette mediche, quindi ci avevano. Infestatori, ci avevano. Sono qui. Lo so, hanno rotto il cazzo, infatti. Gas ha lasciato. Per la cura. Devi costruire dei piloni aggiuntivi. Devi costruire dei piloni aggiuntivi. Potenziamento completato. Devi costruire dei piloni aggiuntivi. Vabbè, che ora è? Non me l'ha detto. Insomma, abbastanza stufo. Mezzanotte. E che a me. Ho letto più segnato perché domani vado andare a fare la donation. Quindi domani ci si alza alle 8. Anche te butta devi donare. Notte butta. L'avevo detto. Dono alle 8:30. Io vado a donare alle 8:30 domani. Beh, sono io. Va bene, ciao ragazzi. Buonanotte. Adesso vado a vedere anch'io. Ciao.